nostro principe. Sono io, sono. Si chiamava Ildebrando d'Asburgo. No. Gustavo di Svezia. No. Gennaro d'Arabia. No. E come si chiamava questo? Il nostro principe si chiamava Verruca. Schifo. Allora chiamami Muffa. Se sono un principe, dammi un nome. Il principe Muffa stava andando a salvare. Scusa. Allora chiamami Merda, lo diciamo a tutti, sono un principe, dai. Il principe Merda stava andando a salvare. Capito? Allora chiamami Figo, Raul Bova, vai. Il principe Merda stava andando a salvare una bellissima principessa. E credimi, sì, non è stato facile trovartene una. Ma vai avanti, fai. Io voglio una sigla che sia degna di me. No, non questa però. Non questa, ma che batti le mani. E certo, vero, spiritosi. Bis. Basta. Vai con l'avventura. In una notte tempestosa e senza luna, la figura del principe si stagliava all'orizzonte. Che c'è? Mi sono stagliato. Presto allora, principe. Andate nel parco delle cure magiche. E qual è? Garzaland. Ma che Garzaland, allora? Il nostro principe era alla ricerca del sacro Graal. Vado. Quando giunse alle pendici del monte Tavor. Tavor, il monte. Giunse il sul monte, Tavor, monte dove scusa. Dio diede a Mosè le tavole di pietra con sopra i tovaglioli di marmo. Sì, e le posate di piombo, allora. E le posate di piombo. E i bicchieri di ghisa, magari. E i bicchieri di ghisa. E il pane di bronzo fuso, e no? E il pane di bronzo fuso. Ma chi cacchio viene a mangiare? Robocop, che pesa Dio tutto. È Dio. No, per me, guarda. E invita chi vuole. Fa quello che vuole lui. Tu sei il principe cacca, voilà. E ti prendi quella valigetta laggiù. La valigetta non quella iniziamo. Quella piena di cazzi. Allora! Fuori. Che c'è gente! Il principe non si perse d'animo. No. E continuò la ricerca del sacro Graal, che era difeso da un terribile drago. E dalla sua terribile moglie. Ma cos'è sta roba? La draga. Sì, la droga che fate girare, raga. Ma quale draga? Graal, non c'era solo il drago, no, ma anche una muta di cani latranti. Non si sente niente. Per forza, è una muta. Ma che... All'improvviso, il principe si imbatté in un orso bruno. No! Poi in un orso biondo. No! Poi in uno con le mesh. Sì, vabbè, uno coi bigodi e il fonno è venuto, no? Invece di aggredirlo, gli orsi gli offrirono un buon caffè. Un caffè? Sì, un caffè d'orso in tazza grande. Allora, qua ci manca soltanto Yogi e sono arrivati tutti. Infatti, ci sono anch'io. E tu chi sei? Guarda, 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 guarda. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Ecco. Senti, scusa, chi è quell'altro sacchiotto coi brufoli, quello dietro il cespuglio? Winnie the Pooh. The Pooh, ma va che era che in quel momento, tu e quell'altro. Dietro un cespuglio. E dai. Faceva capolino un piccolo scoiattolo. Dietro un albero faceva capolinea il 36 sbarrato. Vabbè, allora, dal quale scese una procace donzella. Principe, che fisico e che sguardo intelligente. Mi fate sentire i vostri muscoli ben pronunciati. Lì! Madonna che pronuncia, allora, ragazzi, ma qua! E nel bosco s'alzò un vento gelato. Cos'è? Un vento di San Montana. Sì, al pistacchio. Allora! Poi giunse alle spalle del principe un vento molto più pericoloso. E questo cos'è, scusa? Scirocco. Scirocco? Scirocco Siffredi. No! Poi se ne aggiunsero molti altri. Eh sì, avanti c'è poco. Scirocco e i suoi fratelli. Ma chi li conosce? Ma per placarli tutti, dai, bastò lei da sola. Chi è sta gnocca? La Bonaccia. La Bonaccia, figurati. Questa arrivava la Bonaccia. Lasciò al principe l'amaro in bocca. Ma non è vero, vai Ma avanti. Non per questo si perse d'animo. No. E ricominciò subito la sua ricerca chiedendo informazioni ad un passante. Mi scusi? Ehi! Chi è? Una parola di conforto. Ma vaffanculo! Ecco, grazie, gentilissimo. È sempre in agguato. Sempre. Principe, sì? C'è una donzella bellissima. Là. Usa il famoso metodo dei playboy. Cioè? Ammicca. Eh? Ammicca.
ha mica voglia di trombare. Non sarebbe stato giusto deludere così il principe dopo tutti gli sforzi che aveva fatto. Ma quello dico. Così la fata turchina, a titolo di consolazione, gli fece trovare un bel sacchetto pieno di zecchini. Gli zecchini, i cuccioli delle zecche, attaccano l'apparato genitale in maniera devastante. Ci vediamo dopo, scusate. Porca miseria. E grazie.